Credo che siamo in onda, Credo che siamo in onda, Marco. Siamo in onda? Mi confermate? Sì, sì, Marco. Buongiorno a tutti, rieccoci qua come promesso. Come promesso, l'avvocato Martinelli è sempre di parola e aveva detto che si rendeva disponibile per cercare di chiarire alcuni punti su questo atteso decreto che riguarda i ristori. Quindi questi aiuti che il governo ha previsto e che è uscito ieri o stamattina, poi Guido ci spiegherà quelli che sono i punti principali, perché è uscito, anzi Guido me l'ha appena mandato e lo pubblicheremo, quindi lo pubblicheremo sui social FIF, vedrete che si pubblica tutto quello che sarà il decreto e c'è una tabella molto importante. Già alcune domande sono arrivate. Però prima di passare alle domande, io come al solito inviterei il nostro amico e consulente, l'avvocato Martinelli, estremamente esperto in tutto quello che è la legislazione sportiva in modo particolare, di farci una prefazione di come nasce questo decreto, eccetera. Vai Guido. Beh, buongiorno a tutti, grazie alla FIF e grazie a questo spazio, ripeto, che mi concedete. Grazie, allora, Guido. Qui dobbiamo fare un dato preliminare. Il discorso preliminare qual è? Il provvedimento madre è il famoso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre che ha stabilito la chiusura di determinate attività sportive, la chiusura di determinate attività ristorative e quindi diciamo una serie di provvedimenti a danno di determinate categorie economiche. Il decreto ristori, chiamato così proprio perché dovrebbe ristorare, nasce per andare a ristorare le categorie colpite dal provvedimento del 24. Detto questo, prima di entrare nel merito del provvedimento, il decreto, ripeto, andato in Gazzetta Ufficiale ieri, quindi stiamo parlando di un dato freschissimo, un dato attualissimo, dobbiamo fare qualche considerazione ancora sul decreto 24 ottobre. Nel senso che in questi 5 giorni sono arrivate migliaia di domande. Ah, ma se io metto la tensostruttura cosa succede? Ah, se io apro il pallone da un lato, capito, posso fare attività e attività all'aperto e attività al chiuso. Vi devo dire che non è facilissimo dare risposte a questi quesiti. Questo perché? Questo perché tutto dipende, abbiamo varie fonti, perché dipende in primis dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma poi dietro questo si attaccano le ordinanze regionali, si attaccano le ordinanze comunali. Ad esempio, notizia di oggi, a Bologna il sindaco ha chiuso tutti gli impianti sportivi comunali, palestre, piscine, eccetera, indipendentemente dal fatto che all'interno si facesse attività agonistica o non si facesse attività agonistica. E infine, quelli che sono i protocolli delle federazioni, degli enti di promozione sportiva a cui noi facciamo riferimento. Quindi normative estremamente variegate e che evidentemente non possono essere nel dettaglio conosciute anche da chi vi parla. E quindi perdonatemi anticipatamente se rispetto a eventuali quesiti la risposta non sarà precisa o vi dirò non ho elementi da rispondere, perché evidentemente il quadro deve essere poi inserito nella zona di residenza di colui il quale forma il quesito e verificare quindi quelli che sono, in quel caso, per quelle discipline, le norme applicate. Questo lo dico perché presumo che molte domande saranno ancora tese a posso fare attività o non posso fare attività. Il dato deve essere visto sulla base di questi parametri. È chiaro che si sta cercando, ho visto il comunicato che ha fatto la FIF, si sta cercando quindi di cercare di tutelare il più possibile, quindi ampliare per quanto possibile la possibilità di fare attività. Non è facilissimo, perché purtroppo la curva pandemica non ci aiuta, quindi ci stiamo rendendo conto che in realtà i problemi, capito, non diminuiscono. E quindi purtroppo, e questo lo devo dire con assoluta serietà, perché credo che in questo momento la serietà sia si debba imporre, le prospettive non sono rose, cioè è inutile illudersi, e quindi il
la possibilità che presto anche quegli spiragli di attività che oggi sembrano legittimamente consentiti, presto verificare che questi spiragli non ci siano più, questo è un, purtroppo, capito, un qualcosa, capito, con il quale dovremo convivere. Quindi attenzione, che nonostante la buona volontà di tutti, il futuro potrebbe essere di chiusura, evidentemente non solo di tutta la nostra attività, ma di tornare in una situazione, o almeno per alcune zone, una situazione molto simile a quella che purtroppo noi abbiamo già vissuto nel periodo febbraio-aprile di quest'anno. Detto questo, il tema di oggi, diciamo, l'obiettivo di oggi era quello di parlare di questo decreto ristori. Questo decreto ristori sostanzialmente dobbiamo vederlo per quello che riguarda il nostro mondo, per quello che riguarda il nostro ambito, in quattro grandi filoni. Un primo filone, anzi scusate, prima di entrare nel merito di questi quattro filoni, c'è un dato importantissimo da ricordare. Come vi dicevo, questo decreto nasce per tutelare chi è stato in qualche modo danneggiato dal decreto del 24 ottobre. Quindi non è a beneficio di tutti i contribuenti, non è a beneficio di chiunque, perché non è un provvedimento come a marzo-aprile in cui tutti siamo dovuti stare chiusi. È un provvedimento che quindi va a favore soltanto di quelli che hanno avuto o che si presume abbiano avuto dei danni da questo obbligo di chiusura per il mese di novembre. E per poter identificare chi sono questi soggetti, ha preso come parametro di riferimento i cosiddetti codici Ateco. I codici Ateco sono codici che ogni realtà sportiva, diciamo, ha indicato quando ha aperto la partita IVA, quando è andata a essere scritta il registro dell'impresa, quando insomma ha comunicato in sede di dichiarazione dei redditi, quando ha comunicato, diciamo così, il proprio settore di attività. Ecco, questo è fondamentale. È fondamentale perché? Perché se il nostro codice Ateco è all'interno della famosa tabella che ricordava prima il vicepresidente Neri e che quindi vedrete al termine di questo nostro incontro sul social della Federazione Italiana Fitness, allora voi potrete passare alla casella successiva, come si dice per quelli che col gioco dell'oca, cioè nel senso si può andare avanti. Se per caso voi non foste all'interno di questa tabella, purtroppo il gioco si ferma qui, cioè non rischiate di non aver diritto, capito, a nessun tipo di ristoro, nessun tipo di risarcimento. Devo anche dirvi che con anche l'aiuto di Marco Neri abbiamo analizzato questa tabella e purtroppo per alcuni di voi ci saranno delle spiacevoli sorprese, in quanto non è escluso, diciamo così, che molte delle nostre attività non siano all'interno di questa tabella. E purtroppo c'è la 85-51-00, 85-51-00 che manca. Poi manca l'85-52-01, insomma ce ne sono che riguarda i corsi di danza, quindi ce ne sono diverse che mancano. Ecco allora, capito, sotto questo profilo vi devo dire attenzione che comunque questo è un decreto che deve essere convertito in legge e quindi credo, ho parlato prima che iniziassimo col Presidente Vacchi, quindi credo di poter parlare a nome della FIFP, sicuramente sarà fatto qualsiasi intervento, qualsiasi possibilità per poter effettivamente introdurre in questo decreto e quindi poter far arrivare, sussistendo negli altri presupposti gli aiuti, a tutte le categorie che effettivamente oggi sono state costrette a chiudere. Anche perché magari il vostro commercialista ha sbagliato e magari ha usato un codice attività sbagliato, non appropriato, e quindi rischiate di non poter avere il risarcimento, non poter avere il contributo, non fosse altro che tutto questo. Detto questo, scusa se ti disturbo, noi quindi a questo punto potremmo fare delle dimostranze, naturalmente scrivendo, di codice Ateco che interessano il settore, in effetti che non sono state assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che va fatta quella che, guardando il termine in senso positivo, è un'attività di lobby, cioè bisogna, capito, fare un discorso di lobby comunicando queste cose. Le comunicheremo. Esatto. Vedo che sono molte domande di istruttori tecnici
parleremo anche di loro, però perdonate quindi se non vi rispondo immediatamente, perché cronologicamente siete gli ultimi nel decreto e quindi ci voglio arrivare seguendo capito quello che è l'ordine degli articoli del decreto, quindi sicuramente vi rispondo, abbiate solo un attimo di pazienza, perché è necessario fare qualche premessa. I primi articoli quindi riguardano i gestori, riguardano le associazioni sportive, le associazioni sportive dilettantistiche, le imprese che gestiscono, capito, questo tipo di attività. Poi c'è un articolo a favore degli istruttori, ne parleremo diciamo in conclusione del nostro incontro rispondendo alle domande. Allora, per quale motivo non è stato incluso il codice 75-5100? Fossi legislatore vi risponderei, fossi Conte vi risponderei. Non ne ho evidentemente nessuna possibilità di dirvi, non lo so, quindi non lo so dire, è un qualcosa che io ho evidenziato, non so quanti di voi, se magari perdonatemi la piccola pubblicità, ma se andate a leggere sul sito EC News c'è un mio articolo che è uscito proprio stamattina, in cui evidenziavo proprio la mancanza del codice 85-5100. Quindi questo è sicuramente, capito, un problema. E questo identifica quale figura? Corsi sportivi e ricreativi. E poi vi anticipo, ma anche l'85-5201, che 85-5201 sì che sono i corsi di danza. Quindi il mondo della danza è stato escluso? Allora, vedi, il problema purtroppo dipende da quale codice attività tu hai aperto, perché se io ho aperto non come corsi di danza, ma come attività sportiva, allora sì, sono dentro. Cioè questa è l'incongruenza vera, capito? È che dipende come il tuo consulente, di come loro stessi, capito, si sono andati a cercare nel codice ateco, sì, perché la nostra attività la puoi parlare come sportiva, la puoi parlare come ricreativa, la puoi parlare come corsi, cioè la puoi andare a inserire in vari codici ateco. Quindi io non ti posso dire la danza è stata esclusa, perché non è vero. Perché molti fanno danza dentro una SD che è quindi sportiva. Quindi sotto questo profilo, ripeto, allora, due sono i dati. A, con molta serenità andate a guardarvi, prima sto parlando in questo momento ai gestori, quindi non agli istruttori, i gestori andate a vedere sulle vostre carte, chiedete al vostro commercialista qual è il vostro codice ateco, andate a verificare all'interno di questo allegato al decreto se il vostro codice ateco c'è o non c'è. Se c'è, il problema è risolto, possiamo andare avanti. Se non ci fosse, potrebbe passare un ulteriore autobus se in sede di conversione di questo è un decreto legge, quindi come tale immediatamente esecutivo, ma nei 60 giorni deve essere convertito in legge. In sede di conversione il Parlamento potrebbe adottare delle modifiche. Quindi il dato a cui sto assicurando gli ascoltatori è che sicuramente, sia per quello che posso fare, molto poco a titolo personale, sia per quello che sicuramente di più potrà fare la Federazione Italiana Fitness, sicuramente ci applicheremo, lavoreremo perché siano inseriti anche quel codice ateco che comunque riguarda il mondo della danza e comunque riguarda il mondo dei soggetti penalizzati dal decreto. Perché ci dobbiamo ragionare con il tuo aiuto perché siamo vicini a questo settore, sia del fitness che della danza, quindi abbiamo già tante lettere in chiusura e quindi continueremo verso quest'anno. Poi perdonatemi perché c'è una domanda che mi lascia un po' perplesso. Quante possibilità ci sono di ripiego per il 24? Credo che sia stato tutto deciso. Signori, ammazzate tutto il Covid e riapriamo domani. Cioè il problema qui non è stato già tutto deciso. Perdonate, qui sembra, e questo poi
scusate ma devo andare avanti, quindi poi prendiamo le domande verso la fine. Sembra quasi che il nemico sia il decreto del 24 ottobre. Il nemico non è il decreto del 24 ottobre, il nemico è il virus. Sconfiggete il virus e il decreto del 24 ottobre sparisce. Cioè, quindi il problema è che purtroppo noi siamo vittime di quello che magari non è stato fatto. Si poteva fare di più prima? Probabilmente sì. Si poteva fare meglio? Probabilmente sì. Ma a mio avviso questi sono discorsi, capito, che lasciano un po' il tempo che trovo. Oggi il problema sono le terapie intensive che stanno arrivando ormai all'esasperazione, e quindi l'obiettivo di tutto il decreto 24 ottobre è un obiettivo teso a diminuire i contatti per poter abbassare la curva dei contagi. Quindi anche l'interpretazione che deve essere fatta del decreto del 24 ottobre deve essere necessariamente un'interpretazione tesa a dire: così, se faccio queste cose, i contagi aumentano o diminuiscono? L'attività all'aperto, l'attività individuale, perché viene fatta? E perché viene concessa? E perché si può continuare a fare? Perché è un'attività in cui il contagio, capito, è inferiore. Questo mi sembra, capito, che sia un parametro di buon senso. Ecco, credo che tutta questa vicenda debba essere vista con il buon senso, nel senso, signori, se tutti insieme riusciremo a sconfiggere il coronavirus, riapriremo molto presto. Se purtroppo questo non accadesse, la situazione, capito, è nelle mani. Guido, sono pienamente d'accordo con te. Il virus c'è e sta facendo grossi danni e numeri sempre più alti di vittime. Però il mondo del fitness e della danza si è adeguato alle regole. È per quello che molti stanno protestando nei social, nelle piazze, perché dicono: noi ci siamo adeguati alle regole. Forse tutto questo marasma si è creato solo perché si sono sentiti come categoria penalizzati solo loro. Se ci fosse stato un unico lockdown, sicuramente non ci sarebbe stata questa rabbia, questa delusione, ma ci siamo sentiti in questo settore di fitness e di danza additati come quasi degli untori, e secondo me è questa la rabbia che c'è sui social e che leggo. Rabbia che non è giustificata quando si è arroganti, quando si è violenta, quando si rompono le cose. Di questo noi ci dissociamo assolutamente. Però è questo, secondo me, che sta dando rabbia alle persone. Un secondo, poi dobbiamo ritornare al tecnico, perché poi sono discorsi, capito, che lasciano, cioè che non è questa forse la sede, capito, per formare. Tutto vero. Il problema vero cos'è? Allora anche i ristoratori sono nella stessa condizione. Cioè il dato vero è, signori, hanno cercato di penalizzare le categorie meno essenziali per quello che è il ciclo economico, ossia. Sì, i ristoratori hanno il 50%. Sì, però non possiamo fare polemica, no, cioè non è nostro compito. No, era che capire, dobbiamo. Messaggi per cui stavo dando voce a questo. Sì, però andiamo fuori tema, avete ragione, hai ragione Marco. Allora, tornando a questo punto a bomba, capito, il nostro ragionamento. Quindi allora vi dicevo, identificato il codice Ateco. E questo è il primo problema. E già qui ci sono problemi, li abbiamo già visti, e quindi aspettateveli. Cercheremo per quanto possibile di risolverli, ma aspettateli. Cosa voglio dire per quanto possibile di risolverli? Che evidentemente più codice Ateco va a inserire, più si amplia la platea dei possibili beneficiari di questi contributi, maggiore è lo stanziamento che lo Stato deve fare. Cioè non è un discorso banale, dice: beh, allora ti metto dentro anche questi. Sì, mi sono sbagliato, ti metto dentro anche questi. No, il problema è che purtroppo ogni codice Ateco che va ad aggiungersi a un numero X di realtà economiche che fanno capo a quel codice Ateco, quindi vanno riviste le coperture finanziarie del provvedimento. Quindi per questo voglio dire: attenzione, non è una cosa semplicissima o banalissima dire: beh, ci mettiamo dentro anche tre codici Ateco in più, perché comunque ogni codice Ateco ha necessità poi di avere una copertura finanziaria. Guido, chiedono chi aveva già dato contributi, quindi a marzo, indipendentemente dal codice Ateco in elenco, lo avranno?
l'avranno solo quelli che hanno avuto contributi a marzo che sono nel codice ATECO indicato. Quindi doppia caratteristica. Perfetto. Il codice ATECO, allora, contributi a fondo perduto. Contributi a fondo perduto sono contributi che vengono erogati a qualsiasi realtà, quindi non solo SD, SSD, anche imprese, quindi anche le gestioni in forme commerciali delle palestre, che abbiano già ricevuto i contributi, diciamo, il fondo perduto del decreto rilancio di aprile e che mantengono questi requisiti. Contributi che vengono, diciamo, mediamente raddoppiati, però attenzione, qui si pone un problema perché la norma parla di imprese e parla di soggetti con partita IVA. Quindi questa voce, quindi questo capitolo, quindi questo stanziamento di questi contributi a fondo perduto, per come è al momento inserita la norma, è un qualcosa che va esclusivamente a chi ha partita IVA e chi è volto in forma di impresa. Quindi le SSD sicuramente vi sono ricomprese, tutti i soggetti iscritti alla Camera di Commercio, al registro d'impresa sicuramente vi sono ricomprese. Potrebbero, uso il condizionale, potrebbero esserci dei problemi per le associazioni. Uso il condizionale perché poi normalmente questi provvedimenti vengono accompagnati da circolari interpretative e quindi dovremmo attendere la circolare interpretativa per vedere se io sono un po' troppo ligio alla lettura della norma dicendovi quello che vi sto dicendo, oppure se invece capito effettivamente, purtroppo la norma ha capito questo. Secondo step è stato rifinanziato il fondo dell'Istituto per il Credito Sportivo che eroga contributi in conto interessi ai finanziamenti richiesti dalle associazioni sottosportive dilettantistiche. Ossia, questo è un provvedimento che già esisteva, già era presente, capito, nel decreto rilancio, cioè la possibilità di chiedere dei mutui, dei finanziamenti che praticamente diventavano a tasso zero perché l'interesse che la tua banca applica su questi finanziamenti veniva coperto da un contributo dell'Istituto per il Credito Sportivo. Quindi anche questa era un'ipotesi interessante, ipotesi che è stata confermata e ribadita proprio rifinanziando questo tipo di progetto. Qui in questo caso però stiamo parlando di mutui, quindi di soldi che le nostre realtà possono andare a richiedere ai propri istituti di credito, ma che poi dovranno essere restituite. Parliamo poi invece di un fondo ad hoc per le associazioni sportive dilettantistiche. Quindi, oltre ai contributi a fondo perduto di cui dicevamo prima, contributi che, come credo abbiamo detto, non me lo ricordo, saranno automaticamente erogati a chi ne aveva diritto e li aveva già ricevuti nella scorsa primavera. Quindi chi ne aveva già diritto non deve ripetere la domanda né, cioè non solo chi ne aveva già diritto, chi li aveva già ricevuti non deve ripetere la domanda, mentre invece la domanda va ripresentata entro il 30 novembre da chi, avendone diritto, non li aveva chiesti prima o non li aveva ottenuti prima e quindi ci vuole riproporre per quest'altra tornata. Vi dicevo invece questo terzo gruppo di aiuti, questa terza realtà, è invece una realtà che prevede esclusivamente ASD e SSD. In questo il fondo è coperto con 50 milioni di euro, non pensate che 50 milioni di euro sia una cifra enorme, visto che per tutta l'Italia, per tutte le ASD e SSD di qualsiasi disciplina sportiva, quindi non speriamo che da qui arrivi capito chissà cosa, però al momento le modalità di erogazione di questi contributi non sono note perché dovranno essere decise dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Spadafora, tanto per capirci. E quindi in questo momento, capito, per quello che riguarda questo tipo di provvedimento, siamo ancora un attimo in sospeso, fermo restando, ripeto, che il fondo c'è e quindi ci sarà anche questa possibilità. Ultimo aiuto, diciamo, concreto, è un credito d'imposta sugli affitti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, fino al 60% dell'affitto,
che può essere ceduto al proprietario. Quindi in teoria, capito, in teoria molto interessante. Purtroppo anche qui abbiamo il problema della destinazione a imprese e quindi purtroppo anche qui abbiamo il problema della possibilità che anche le nostre associazioni possano, associazioni sportive o anche associazioni culturali che facciano danza, possono accedere a questo credito d'imposta per gli affitti. Quindi anche sotto questo profilo, diciamo, si pone il problema, speriamo, auspichiamo, capito, che in via interpretativa questo discorso, capito, si risolva, però anche per quello che riguarda il credito d'imposta sugli affitti, diciamo, se per le società sportive di capitale, quindi per l'SSD, il problema non si pone, per l'ASD si potrebbe porre qualche problemino. Do un occhio per vedere se mi sono dimenticato qualcosa. Avvocato, sono Viviana, la interrompo in rappresentanza un po' di alcune domande che sto leggendo anch'io e che riguardano soprattutto la figura dei collaboratori sportivi. Coloro che praticamente nella prima tranche del lockdown tra marzo, aprile e maggio hanno ricevuto quei 600 euro. Chiedono più specifica in merito a questo raddoppio e se devono comunque rifare domanda. Mi può delucidare un attimo proprio relazione? Sì, però dovete avere pazienza perché devo finire la parte delle società. Poi, come avevo detto, nella seconda parte okay. Li mettiamo in stand-by. Perfetto. Parliamo esclusivamente degli istruttori. Stavo vedendo, no, poi al di là di alcune piccole cose che non credo che vi interessino particolarmente, no, diciamo, poi rimane come dato importante il discorso degli istruttori. L'ultima cosa invece che riguarda entrambi, sia i gestori sia gli istruttori, è che dirvi per fortuna, non lo so, quindi non... Un po' purtroppo, un po' per fortuna, quindi, ma sono tutti e due gli aspetti. E qui non stiamo più parlando del decreto ristori, ma stiamo parlando di un discorso di carattere generale. Sembra ormai definitivamente entrato in un binario morto la riforma dello sport. Perché ormai non ci sono più i tempi tecnici per poterla approvare entro il 30 novembre. Quindi in questo momento, capito, le strade sono due. O la delega scadrà, quindi abbiamo scherzato, e quindi capito, le cose rimarranno così come sono ora, o questo termine sarà prorogato e quindi comunque ne riparleremo nel 2021, almeno speriamo. Quindi diciamo, un'altra di quelle cose che bolliva in pentola, che era questa riforma dello sport, sulle quali, capito, avevamo fatto tutta una serie di considerazioni, purtroppo, capito, è svanita. Purtroppo perché dava una sistemata un po' al settore, per fortuna perché la dava male, almeno dal mio punto di vista, quindi per questo vi sto dicendo le due cose. Il problema vero, e su questo poi eventualmente come FIF ci riserviamo di tornare quando l'area sarà un po' più tranquilla, quindi quando saremo usciti da questi problemi del DPCM e del decreto ristori, perché il problema che si pone qual è? In realtà adesso rimaniamo in mezzo, cioè rimaniamo con una riforma monca. E quindi quali saranno le conseguenze di questa riforma monca? Ecco, sotto questo profilo vi vorrei parlare un attimo, perché secondo me purtroppo questa situazione che si è creata di riforma partita, per cui alcune cose sono state compiute, ma che non andrà a buon porto, crea ulteriore confusione e quindi, specialmente questo evidentemente per i gestori, potrà creare, capito, eventuali ulteriori problemi. Ma di questo ci sarà modo di parlarne, perché in questo momento, magari questo sarà anche una cosa più importante, ma in questo momento è prioritario definire quello di cui stiamo parlando e quindi torno indietro. E arriviamo al contributo per gli istruttori. O comunque, meglio, per tutti i collaboratori che ricevono compensi, ex articolo 67, primo comma, lettera M, del testo unico di funzione. E comunque la platea rimane la medesima platea che li ha già ricevuti 600 euro per marzo, aprile, maggio, giugno, quindi capito, per i mesi precedenti. Allora, prima intanto rispondo subito al quesito, poi ce ne sono una serie, capito, che poi andiamo a vedere invece
più in specifico. Chi dovesse aver già ricevuto, perché ha già fatto domanda, qualcuno dei contributi, tutti, o qualcuno dei contributi della primavera, riavrà il contributo di novembre automaticamente senza dover rifare domanda. Quindi chi ha già avuto riavrà evidentemente sul presupposto che continuino a esserci gli stessi presupposti, per cui che non abbia un rapporto di lavoro, che non abbia un altro rapporto di lavoro, che effettivamente... Scusami, in diversi chiedono, ma se io ho un altro reddito insieme a quello di collaborazione sportiva? Io ho un altro reddito da lavoro, già in origine non potevo chiedere questo contributo. Quindi non posso chiederlo, anche se sono part-time, anche se sono... Purtroppo la presenza di altri redditi, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, capito, rendono impraticabile la strada di questo contributo. Ok. Alcuni chiedono l'assegno familiare, alcuni ho visto. Se percepisco un assegno... L'assegno familiare direi che non sono problemi. Su questo però bisognerebbe andare a controllare un po' meglio, così tendenzialmente direi che non ci sono più ragazzi. Qui chi è sicuramente penalizzato? L'istruttore con partita IVA. Perché l'istruttore con partita IVA sicuramente non percepisce compensi ex articolo 67 primo comma lettera N, e quindi, capito, al momento sembrerebbe non rientrare in questa categoria. Saranno incentivi per il personal trainer, se sì, a quali condizioni? Vabbè, diciamo, per il personal trainer, lavoratori autonomi, no, cioè per tutti quelli che non possono presentare un contratto di lavoro da cui risulti appunto che hanno avuto questa perdita, quindi che a causa della chiusura delle palestre non possono fare attività, purtroppo al momento sembra, direi, capito, che per queste attività non siano previste aiuti particolari. A marzo che IVA era previsto invece. Sì. Per tutte le partite IVA lo hanno dato. Era previsto. Però attenzione, quella della partita IVA, capito, era un'altra voce, eh? Era un'altra voce, non era questa. Sì, sì, era quello per le partite IVA, che è dato, sì, dall'INPS, era dato. Esattamente. Quindi non è più possibile. Quindi, capito, questo secondo me qui è sicuramente, sotto questo profilo, capito, qui secondo me c'è sicuramente qualche problema. Sono un attivecinante persona presta, ho diritto a qualcosa, come posso fare? Se c'era un contratto di lavoro per prestazione sportiva dilettantistica che non potrà essere onerato per la chiusura della palestra, potrà fare domanda. Quindi, come dicevo, chi aveva già ricevuto il compenso in primavera non dovrà presentare domanda. Chi invece, diciamo, ha iniziato adesso e si è trovato, diciamo così, tra virgolette, in mezzo a una strada a causa della chiusura dell'impianto, allora in questo caso che dovrà ripresentare la domanda. Guido, se qui c'è una domanda di Lana Caprina, non so se puoi. C'è uno che dice: ho lavorato come tata per 2 mesi agosto settembre, poi adesso ho smesso. Che faccio? Sì. Sì, allora, avevo un contratto, sì. Il problema, però, sì, sì, se, avevo io, contratto. Se avevo un contratto di attività sportiva, capito, ho diritto, se avevo un contratto che era valido per novembre, cioè il problema vero è, dobbiamo capire la filosofia, io ho avuto un danno dalla chiusura dell'impianto, cioè sì, quindi, ma da novembre dici? Stiamo parlando del mese di novembre, cioè quindi il fatto che dal 24 ottobre al 24 novembre le palestre sono chiuse, quindi dobbiamo identificare chi era sotto contratto per il mese di novembre, chi era sotto contratto per il mese di novembre come prestazione sportiva ha diritto agli 800 euro anche nel caso in cui percepisse meno. Qui hanno tagliato, capito, salomonicamente a metà, per cui se percepivi di più comunque prendi 800 euro, se percepivi meno comunque prendi 800 euro. Avvocato, c'è chi chiede di
per delle cifre non invece ricevute, nel senso 600 euro a marzo sì, ad aprile sì, maggio e giugno non li hanno avuti. Possono fare un riferimento anche alla richiesta di questi mesi o attualmente non si può più richiedere questi mesi che non sono ovviamente mai sopraggiunti? Ovviamente il problema è capire maggio e giugno non li hanno ricevuti perché. Perché cioè, il problema è sempre quello, cioè, nel senso che da quello che risulta non ci sono posizioni pendenti. Mi spiego? Quindi sì. Se non li hai ricevuti è perché è stato ritenuto che non hai diritto. Quindi dovrebbe comunque, queste persone dovrebbero approfondire il perché, insomma. Cioè, il problema è questo, sì. Allora, in questo momento Sport e Salute ha erogato tutto quello che riteneva di poter erogare, quindi non ci sono ritardi. Cioè, quindi okay. Per aprile maggio chi non ha avuto non l'avrà più. Ok, bisogna vedere il motivo per cui non l'ha avuto e qui soltanto Sport e Salute, capito? Soltanto contattando Sport e Salute si può capire per quale motivo non si è avuto e si potrà verificare se questo motivo sussiste anche per novembre o se eventualmente per novembre sarà possibile fare domande. Perfetto. Dunque, guardando quelle domande che erano arrivate, è previsto qualcosa per l'amministratore di un SSD e non socio? Ed è anche il mio unico reddito? Allora, tendenzialmente no, ti devo dire la verità. Ahia, yeah. Ok. No, non sento. Perché se io ero correttamente inquadrato come amministratore, il mio rapporto deve essere di collaborazione coordinata e continuativa e quindi non rientra tra quelli che tutto, tra quelli diciamo degli 800 euro. Se invece come amministratore avrei il contratto per prestazione sportiva dilettantistica per collaborazione amministrativa gestionale era un inquadramento sbagliato della qualifica che avevo, ma che consente oggi, capito, di poter comunque invece ovvero più. Ok, comunque mi confermi che fa testo per i collaboratori sportivi avere un contratto effettivo a novembre? Assolutamente, come metà. Sì, quindi anche se qui c'è gente che scrive io ho cominciato a lavorare solo a settembre, va benissimo. Cioè, non c'è nessun problema. La domanda nuova. Cioè, questo è l'unico problema. Ecco, qui c'è anche un caso. Allora, qui io ho dato una risposta mia e quindi anche questo, capito, va visto, diciamo, anche con Sport e Salute. Contratto scaduto a giugno e riaperto a settembre. Perché la legge parla di perdurano le condizioni, deve ripresentare la domanda o gli arrivano automaticamente? Secondo me, ripeto, gli arrivano automaticamente, però sottolineate il secondo me, cioè, sono mie considerazioni, però non riesco a esserne certo. Evidentemente, ricordo, stiamo parlando di un qualcosa che è entrato in vigore stamattina alle 00, quindi è roba che è in vigore da 15 ore, quindi scusateci se non riusciamo a essere più precisi, ma ripeto, stiamo parlando di qualcosa che è entrato in vigore stamattina. Ok, le domande di cui stiamo parlando, per chi non aveva fatto la domanda precedentemente, sono fatte sul portale di Sport e Salute per... Mentre invece per le partite IVA che hanno il codice che rientra in quelli previsti a Teco? No, per le partite IVA al momento, per quello che mi riguarda, non c'è nulla. No, ma ad esempio qui ci sono dei codici a Teco sì, che l'abbiamo visto. Ma non ci sono aiuti per il lavoro autonomo. Ah, non c'è aiuto per il lavoro autonomo. Hai capito? Mentre per il lavoro subordinato c'è la cassa integrazione, capito? Quindi ci sono aiuti, non c'è aiuto per il lavoro autonomo. Quegli 800 euro dell'INPS a cui facevi tu riferimento, qui non ci sono. No, però mi sfugge una cosa, ma forse è un'ignoranza mia. Ma se ho un codice a Teco, non significa che ho una partita IVA? Sì, ma sono una società. È abbinato a una società, ho capito. Ok, ok. No, non alla libera professione. Ok. Questa cosa allora non era chiarissima. Non era sempre abbinata alla società.
quindi anche i personal trainer, scusate Guido, anche i personal trainer che hanno una partita. No, ho detto una fesseria io, no, vi chiedo scusa, mi era venuto il dubbio, no, si parla di operatori dei settori economici, quindi chi ha partita IVA rientra nel primo. Ok. Bene, no, perché mi sembrava una cosa. Ho sbagliato io. Come, beh, questa è una cosa positiva, quindi, perché chi ha partita IVA e quel codice Ateco può usufruire appunto di questi finanziamenti. Si dimostra la perdita. La mia domanda è, però lo deve fare l'INPS? Chi lo deve fare domanda? O lo deve fare sempre Sport e Salute? A marzo era INPS. Direi di sì, cioè, no, Sport e Salute sicuramente no. A cui deve fare domanda, ma rimandatemi a settembre, capito, perché non me lo ricordo. Sì, ok. Qui petta, adesso questa te la devo leggere. Palestra attiva dall'agosto 19, che però nel 19 non ha fatturato. L'inaugurazione è stata spostata nel 2020 a causa del DPCM di ottobre. Durante l'estate chiaramente non ha quasi lavorato. La palestra è attiva come visura catastale dal 2019, ma in realtà non ha creato reddito. Ha diritto? Questa è una questione, bisogna analizzare il singolo caso. Qui entriamo nel particolare, che credo che soltanto i singoli consulenti, capito, delle singole palestre potranno entrare nel merito. E ricordatevi una cosa: intanto che non arrivano le circolari esplicative, diventa sempre difficile poter rispondere a domande così precise e puntuali come questa. Perfetto. Ascolta, qualcuno torna ancora su quella famosa frase dell'ultimo DPCM: potranno continuare solo quelle attività che possono fungere da presidio sanitario obbligatorio, fisioterapia e riabilitazione. Io mi sento di dire che quella valutazione personale, tale era, che avevamo fatto sia io che Guido Martinelli, del posturale dietro ricetta medica, era un parere nostro che forse ci poteva stare, ma guardate che è una fetta veramente ridicola di persone, anche perché secondo me nel momento in cui compare la parola sanitario siamo sempre in un settore delicato, perché un personal trainer che non è un fisioterapista in realtà nel sanitario fa fatica a starci, quindi è veramente una questione estremamente delicata. Vedo che qualcuno ancora scrive, sarebbe da andare a indagare meglio questa cosa, ma stiamo parlando di una fetta di vostra clientela veramente bassa, perché per persone che riescono ad avere un certificato medico fatto ad hoc che prescrive esattamente quel tipo di attività, io non so il vostro medico che cosa scriverà sopra, però era solamente per dirvi che, come ha detto Guido Martinelli in apertura, queste che vi stiamo dando sono delle interpretazioni personali, cioè è un parere dal punto di vista. Finché non c'è un chiarimento ben chiaro, è molto difficile dare certezze assolute. Sì, Marco, perdonami. Prego. Scusa Roberta, Marco, mi collego anche a questo perché c'era una domanda, anche se esulo un attimo, però stiamo parlando di questa possibile attività ancora fattibile per i PT. Si parlò del personal trainer a domicilio, che sembrava fosse possibile, però c'è una domanda che richiede questo: è necessaria un'autocertificazione del proprio cliente su uno stato di buona salute per salvaguardarsi da un punto di vista assicurativo? Questo è assolutamente opportuno. Qui stiamo parlando di attività di lavoro autonomo, quindi il problema potrebbe anche non sussistere. Si tratta di vedere i protocolli della conferenza Stato-Regioni che prevedono le attività estetiche sanitarie, cioè, per quello che arriva. Qui è un po' come la parrucchiera che ti va a domicilio, sostanzialmente. Sì, che ti va a domicilio, capito? Quindi io onestamente questi protocolli non li conosco. Di capire questi protocolli cosa indicano. Allora, io posso confermare che l'attività non è impedita o non è limitata dal DPCM, capito, del 24 di ottobre. Poi le modalità con cui questa attività può essere svolta sono quelle previste dai protocolli delle attività di estetica,
e però onestamente non li conosco. Sono sicuramente, se qualcuno dovesse andare a cercare, allegati al DPCM del 24 di ottobre, per cui se andate a cercare nel decreto ufficiale il decreto del 24 di ottobre, alla fine trovate gli allegati con tutti i protocolli delle varie attività. Perfetto. Quindi se hanno un'assicurazione, in teoria li copre, cioè se è un'assicurazione che può coprirli anche al di fuori della stiamo facendo. È chiaro che se tu vai a domicilio devi avere la partita IVA e quindi devi essere un professionista. Quindi chi ha invece un contratto no. Cioè al domicilio ci può andare solo il partita IVA? Chiaro. Sì. Sì, per me sì. Sì, assolutamente sì, è chiaro, chiarissimo questo. Questo capito, non c'è un dubbio che le cose stanno così. Bene. Allora io direi se siete d'accordo, facciamo un patto, nel senso, almeno non sappiamo se e quando sarà pubblicata questa circolare esplicativa. Se e quando ci dovesse essere, sicuramente ci confronteremo e se ci saranno delle novità importanti, magari potremo rivederci, capito, per fare un altro collegamento. Posso concludere con questa domanda da operatrice del settore? Qualora appunto tutto questo fosse confermato, ma delle tempistiche per poter fare, tra virgolette, uso questo termine, un ricorso, per poter valutare cosa si può salvare, ci sono e quindi in quali tempi ci dobbiamo muovere per essere operativi? Allora, in questo momento qualcuno mi dice, ma il DPCM del 24 di ottobre ha dei profili di parziale o potenziale legittimità tali da poter ricorrere? La risposta è sicuramente sì, quindi non è in discussione che si possa fare. Conviene farlo? Qui sotto questo profilo i dubbi sono tanti, sia in questo momento così come sono bloccate, ripeto, le palestre sono in posizione di caso dei tribunali. Per cui anche i tempi dei tribunali rischiamo di andare a sentenza dopo il 24 novembre. E rischiamo comunque che eventuali irregolarità di questi siano sanati dal prossimo, perché il vero problema è, signori, attenzione, che qui rischiamo veramente tantissimo, stiamo rischiando di stare a casa tutti. Quindi il problema non è il settore, qui il problema è che i provvedimenti, se come temo, purtroppo non vorrei fare la Cassandra solo del malaugurio, si rivelassero completamente insufficienti, l'alternativa sono i lockdown. Guido, ti faccio appunto in merito a questo, quindi ricorso, come dici te, vabbè, non, è una cosa, è un'utopia. L'unica cosa che possiamo fare è metterci a testa bassa, iniziare a lavorare per mandare appunto una lettera ufficiale e chiedere l'inserimento di codici che non sono stati previsti, cioè dare dei suggerimenti per aiutare a chi non avrà questi contributi. Perché se parliamo. Allora, secondo me, io ti sto perdendo, spero che si continui a sentire la voce bene, perché io ti ho sentito tratti per un po'. Allora, secondo me qui... Cosa possiamo fare concretamente? Allora, qui io vedo tre canali, tre cose. A, capire esattamente chi è stato danneggiato, quantificare i danni che ci sono, evitando possibilmente le furbate all'italiana, perdonatemi, ma certi comportamenti di certi settori dello sport di questi ultimissimi giorni mi hanno fatto un po' vergognare di essere italiano, capito? Perché si cercava la furbatina per evitare le cose. Quindi cerchiamo di quantificare i danni, valutiamo se è congruo questo decreto per risarcire questi danni, se no pretendiamo che comunque questi danni siano risolti. Primo step. Secondo step, valutiamo come comunque si possa mantenere l'attività in esercizio con procedure alternative. Qualcuno mi ha chiesto, posso far venire l'istruttore in palestra perché resiste, capito, la lezione da mandare online? La mia risposta è sicuramente sì. Quindi cerchiamo, capito, per quanto possibile, soluzioni alternative che presentino lavoro a distanza, eccetera. Terza ipotesi,
anche qui vorrei sbagliarmi, ma la logica di come abbiamo gestito gli impianti fino adesso è una logica che temo non tornerà più, perché non torneranno più le situazioni che ci consentiranno di gestire gli impianti così come abbiamo gestito fino adesso. E quindi cercare di capire quando evidentemente la tempesta sarà passata, ma che continuerà a covare comunque qualcosa sotto la cenere, perché ricordiamoci che fin tanto che non arriveremo a una definitiva vaccinazione di tutta la popolazione, il coronavirus continuerà a girare, e quindi capire cosa si poteva fare o si può fare per poter fare attività in una situazione come quella di pericolo. Cioè, nel senso, proviamo a tornare a settembre, vediamo se le cose che facciamo a settembre sono le fatte bene, o cosa eventualmente si può migliorare delle cose fatte a settembre. Ok. Bene. Grazie. Purtroppo ci hai dato alcune notizie, adesso cercheremo di metterle a frutto nel modo migliore, ma tu non hai fatto nient'altro che dare l'informativa sul decreto che è uscito. Capisco che la gente è molto arrabbiata perché i codici dei liberi professionisti non sono stati compresi, la maggioranza, alcuni sì, però... su questo si dovrà lavorare tutti insieme, e FIFA farà tutto quello che è in suo possesso per richiedere che rientrino. Del resto, se dei codici Ateco sono stati esclusi dal DPCM che li fa chiudere, mi sembra abbastanza strano che non siano inseriti in questo contesto qua, e questa è l'incongruenza totale. Guido, ti ringraziamo. Bene, grazie a voi, allora vi saluto, arrivederci. Ciao. Grazie Guido. Come vedete, le domande sono ancora tante, come l'altra volta cercheremo nei limiti del possibile di rispondere anche a tutte quelle che sono venute sui social. È chiaro che molti di voi fanno dei casi particolari estremamente complessi, molto difficile dare una risposta, perché lì ci vuole veramente un professionista che analizzi il singolo caso, come quello che avevo detto prima della palestra aperta a novembre che non ha mai avuto reddito. Capisco anch'io che Martinelli così alla sprovvista fa fatica a dare un suo giudizio, quindi sui casi molto particolari scusateci, ma sarà fatica. Su quelli invece che magari la risposta è stata data anche durante il video, innanzitutto vi invito a risentire il video, in modo che così vedete se la vostra problematica è stata presa in esame. Poi, in seconda battuta, se riusciamo, perché guardate, siete veramente tanti, cercheremo di dare anche una risposta. Scusate se sarà breve, tipo sì, no, è possibile oppure meno, è chiaro che non possiamo fare chissà quale tipo. Non so, Roberta, volevi aggiungere qualcosa? Niente, naturalmente facciamo una promessa, che è quella di impegnarci adesso a testa bassa, assieme... non va più, ok? Assieme appunto ai tecnici, per poter presentare almeno la richiesta dei codici Ateco che non sono stati previsti, e visto che è possibile farlo, e siamo a vostra disposizione, e ribadiamo sempre che qualsiasi cosa abbiamo fatto e facciamo come FIFA e come IDA, lo facciamo col massimo impegno. E compresa anche la gara. Compresa anche la gara che... è possibile fare perché è stata chiesta in modo esplicito in direzione nazionale ASI, che c'ha appunto che è messo nell'elenco delle attività, delle competizioni dell'ASI, e quindi non è stato fatto nulla in cattiva fede, anzi in completa gratuità, nonostante alcune maleducate considerazioni. Quindi, come ha detto l'avvocato Martinelli, servirà pochissimo questa cosa, quasi nulla. Voleva essere semplicemente mettere a conoscenza le persone di questa opportunità. Tant'è oggi, Marco, tu mi hai fatto vedere che c'è stato un controllo di atleti, sì, che si, sì, stavano preparando per una gara. Quindi sì, non, sì, abbiamo raccontato così tante cose false, non vere, inventate. Non sono stati contati, gli è stato semplicemente detto che l'attività di preparazione a queste gare previste nazionali di una federazione dovevano essere fatte a porte chiuse.
Corretto, Marco? Hanno verificato che gli atleti fossero tesserati con la Federazione Enti di Promozione Sportiva, che la gara fosse inserita nel calendario nazionale, che le porte fossero chiuse. E che ci fosse l'iscrizione, che potessero che, dimostrare esatto, l'iscrizione che alla ci gara. Dovevano essere la pre-iscrizione a questa gara. Esatto, sono tutti presupposti che noi abbiamo rispettato con rigore, come nostra normalità fare, sia per il fitness che per la danza, semplicemente questo. Quindi, secondo me, prima di dare giudizi infondati su iniziative che sono semplicemente, tra l'altro, gratuite, è naturale che l'ente e la federazione chiedono il tesseramento, altrimenti non avrebbe validità questa preparazione alle gare. Tutto qui. Comunque, sono discorsi che possiamo anche forse tralasciare, visto il momento, diciamo, non che ci promette bene. Sì, stiamo facendo per me delle polemiche sterili. Esatto. Questa opportunità c'è, chi può la sfrutti, non sappiamo per quanto sarà sfruttabile, però finché c'è, sì, anche perché, come diceva Martinelli, anche alcuni sindaci hanno dato un ordine comunque di chiudere la palestra anche agli agonisti. Bologna è stata fra le prime, quindi lui non ha voluto sapere nulla. Il sindaco di Bologna ha detto: non mi interessa agonisti o no, il rischio c'è e la palestra chiude. Quindi è chiaro che sei un amministratore. Prego. Esatto, scusa, come vicepresidente della federazione puoi ricordare tranquillamente che di lettere ne abbiamo scritte. Ma direi che chiunque frequenti la nostra pagina dei social le ha viste. Sia nel precedente lockdown totale abbiamo scritto anche ai presidenti di regione, poi quando è stato solo preannunciato questo, che avevano dato solamente le linee guida sanitarie in previsione che forse facevano qualcosa, siamo stati forse fra i primi a scrivere a tutti. Adesso pubblicate queste lettere, no? Sì, sì, sono tutte visibili. Nel mondo della danza. E adesso ne partiranno delle altre per i codici Ateco non previsti. Contatteremo il senatore Barbaro, che ha sempre detto di essere a disposizione del mondo dello sport, perché secondo me chi è nell'ambiente politico veramente è l'unico che può conosce i canali opportuni per cercare di fare pressione prima che sia convertito in legge, perché se riescono a farlo prima che sia convertito in legge entra in automatico. Farlo dopo diventa un po' più difficile. Complesso. Certo. Anche io, Marco, volevo... Anche penso Bonaccini, manderemo anche, noi, vabbè, la nostra sede della Federazione degli Dei a Ravenna, a Bonaccini manderemo anche a lui queste nostre considerazioni, queste nostre, a questo punto, richieste. Certo. Dei veri e propri ricorsi, direi. Sì. Marco, anche io voglio comunque salutare, anche un po' giustificando la mia presenza, ci tengo molto a essere presente come tecnico, come una di tantissimi che ci stanno scrivendo, dei tantissimi nostri istruttori a cui io stessa ho fatto da docente, perché sono ancora oggi in campo, se siete feriti voi sono anche io ferita per prima, e quindi vi do comunque la mia parola che in qualità di un rappresentante della federazione, ma ancora più come tecnico che lavora per la Federazione Italiana Fitness, ci sarò, combatterò insieme a loro e sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, sempre e comunque. Noi infatti della Federazione Italiana Fitness e della IDA rimarremo aperti come uffici fino a quando ci sarà possibile. Noi abbiamo i nostri locali in sicurezza, abbiamo delle persone che lavorano per noi e con noi. Ed è giusto, appunto, se ci chiamate anche e ci scrivete, noi siamo presenti. Ok, ricordo che adesso pubblicheremo questo decreto del Presidente della Repubblica che deve essere trasformato in legge, perché troverete tutti i codici Ateco che sono stati inseriti. Ricordatevi che oltre a quei codici lì ci sono le ASD e le SSD che fanno capo allo sport e salute. Perfetto, salutiamo tutti e pubblichiamo tutto subito. Abbiamo già pronto. Ci vediamo a tutti e grazie. Grazie a tutti, ciao. Ciao.